in tutte le sedi opportune una volontà di ricapitalizzare. Avevamo accantonato le risorse, avevamo consumato tutti gli atti secondo quello che era il dettato normativo. Per noi la legalità non è un capriccio, la legalità è un principio informatore dell'azione amministrativa. E consumiamo l'ultimo atto seguendo ciò che la norma ci imponeva e la norma ci impone. Quindi è vero che c'erano delle preoccupazioni, ma ritengo che per noi, essendo la legalità un valore informatore dell'azione amministrativa, abbiamo seguito l'iter e il dettato normativo. Quale sarà il passo successivo? Versare le somme nelle casse del CSTP. Dopodiché la situazione può dirsi in qualche modo risolta? E non dipende da noi, dipende dalla valenza del piano industriale. Se il piano industriale ha validità e efficacia, se è un'azione capace di rivoluzionare ciò che è stato il CSTP negli anni precedenti, allora per davvero avremo un'azienda salernitana capace di rispondere alle necessità dei cittadini. Se rimane il vecchio carrozzone politico di una decina di anni fa, allora non avremo che dolerci dei soldi consumati. Assessore, alla provincia aspetta anche il compito in qualche modo di controllare che anche la regione faccia il suo. Certo, ma noi siamo stati i primi ad alzare la voce nei riguardi della regione, siamo stati i primi a pretendere il rispetto della provincia di Salerno, siamo stati e saremo vigili anche rispetto non solo alla regione ma rispetto ad altri enti che partecipano e che ritengano il CSTP proprietà privata. Il CSTP è un bene della comunità salernitana che appartiene ai cittadini salernitani, non è il bene di questo o quel politico. Il bene della voi in realtà avete anche molto atteso, avete anche protestato in settimana incatenandovi davanti a Palazzo Sant'Agostino. Quali sono adesso gli auspici? Beh, prima di tutto, come tu ben dici, speriamo che sia l'ultimo atto, perché la politica salernitana, soprattutto quella provinciale, ci ha abituato a non ad essere speranzosi ma ad avere poche certezze. Adesso vedo già la prima convocazione stamattina è andata deserta, è un classico pare, però adesso vedo ancora molti pochi consiglieri, speriamo che più tardi siano qualcuno in più. Finalmente l'ultimo atto è stato scritto, dovrebbe esserci adesso soltanto una strada in discesa per il CSTP, adesso il destino è legato sostanzialmente ai 2 anni di amministrazione straordinaria, al Ministero che deve però di fatto ancora dare l'ok definitivo al piano industriale. Sì, abbiamo parlato lunedì mattina quando ci siamo incatenati già con il professor Pasquino che ci aveva anticipato di andare a Roma e portare questa buona notizia che abbiamo ricevuto oggi. E quindi adesso noi stiamo facendo il nostro dovere, anche stamattina tengo a ribadire come anche lunedì non abbiamo fermato il servizio con grande senso di responsabilità, anche perché eravamo tranquilli su questa situazione e come abbiamo potuto vedere si è tutto andato come si sperava. Tra le voci diciamo principali del piano industriale la riduzione del costo unitario del lavoro, che cosa vi aspettate? Beh, ci aspettiamo prima di tutto che anche l'azienda a questo punto faccia la sua parte, ovvero ci fornisca i mezzi per poter effettuare i chilometri che la provincia ci ha rimproverato di non effettuare, soprattutto su determinate linee universitarie. Noi ci siamo tutti, siamo in numero non più tanto esagerato come vogliono far credere alcune carte, però speriamo bene, vi ho detto, abbiamo bisogno di mezzi sicuramente, adesso abbiamo bisogno dei mezzi.